Ma tu hai tanti amici, adesso abbiamo fatto tutto questo viaggio, così mi hai fatto conoscere un sacco di persone che insomma la console la sanno usare bene, ma secondo me tu hai qualche perla, visto che adesso ho capito un po' questo mondo. Sì, ci sarebbe proprio una persona che sta qui vicino, non so se lo conosci, ma presuppongo di sì, Sam Paganini. Sì, l'ho un po' sentito nominare. Ecco, sì. Se vuoi possiamo andare da lui e farci dire cosa ha fatto, cosa non ha fatto, un po' la sua esperienza. Potrebbe essere qualcosa di interessante. Andiamo. Andiamo. Ciao Sam. Ciao. 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 Ti ho portato Leonardo perché ha la curiosità di sapere come tu lavori sia nei live sia nei tuoi DJ set. Sì, la mia attività trattasi, è divisa in tre parti. La parte dello studio dove faccio l'artista nel vero senso della parola, dove compongo le mie cose. Poi c'è la parte dei DJ set, che è quella da cui tutto è cominciato quando ero ragazzino. E quindi il semplice DJ e poi la parte diciamo forse più creativa, che è quella di portare su un palco le produzioni che io faccio come artista elettronico. Un'altra curiosità che forse viene un po' spontanea è il fatto dell'attrezzatura. Tu ti porti sempre dietro l'attrezzatura, nel caso tu vada fuori hai delle richieste particolari, varia a seconda di quello che fai? Come DJ ovviamente c'ho una scheda tecnica dove richiedo un determinato mixer, io ad esempio lavoro con Allen & Heath da sempre e i classici CDJ Pioneer, che sono lo standard. Prediligo adesso come adesso l'X1 96 come modello. Per quanto riguarda invece l'attrezzatura che io porto sul palco per lo spettacolo live, quella ovviamente me la porto io, perché ho due tastiere che sono un Virus Indigo degli anni 90 più un Moog Sub 37 e poi all'interno di Ableton, che è il software che uso per far girare ovviamente tutte le sequenze che io ho creato in studio, poi uso ancora magari qualche plugin per suoni aggiuntivi, più tre effetti e tutto quanto collegato a due mixer X196 che uso con le tracce separate, quindi io ho praticamente 8 canali e in questi 8 canali ho tutte le varie sequenze che entrano e escono e io gioco durante la serata, più le parti suonate in real time sopra alle basi praticamente. Quindi per esempio noi abbiamo visto dei DJ che lavorano prettamente solo con dei giradischi, tu diciamo lavori più in ambito con la tecnologia, perché credo che il tuo genere lo richieda anche. Sì, in realtà per lo spettacolo live sì, per il semplice DJ set invece io sono abbastanza tradizionalista, nel senso che uso semplicemente il mixer più un chaos pad che lo uso per gli effetti, per il fatto che l'Allen & Heath non ha effetti nel mixer, a differenza di Pioneer. E quindi per integrare appunto questi effetti ho un effetto esterno, però poi uso semplicemente tre CDJ, quindi le tracce che io suono in serata sono semplicissime, come suonarle da un vinile, la stessa identica cosa. In particolare tu, rispetto agli altri DJ, ho notato che suoni brani tuoi, quindi immagino che tu sia anche produttore di te stesso, giusto? Sì. Anche questa in parte è vera, nel senso che anche qua appunto si distingue quando appunto faccio lo spettacolo live, è solo musica mia, ovviamente, che appunto è un vero e proprio show. Infatti si chiama Sam Paganini Live, che si distingue dal Sam Paganini come DJ. Quindi sono due cose, esatto, sono due cose separate. È chiaro che come DJ ne approfitto per testare le idee che io ho e sviluppo in studio, nel senso che suono musica prevalentemente di altri artisti,
nei DJ set, come fanno tutti i DJ, però ovviamente inserisco anche tante cose mie che magari devono essere ancora pubblicate, perché le testo, provo a vedere la reazione del pubblico in un determinato tipo di orario della serata, eccetera, e poi dopo le aggiusto e le rifinisco in studio per pubblicarle. È un grandissimo vantaggio questo. Una curiosità personale, parlando con Elena mi ha raccontato che tu sei stato anche su palchi molto grandi, a festival molto importanti. Com'è portare la propria musica in ambienti con così tante persone? Diciamo che è la coronazione di tanti anni di lavoro, no? Cioè, riuscire ad arrivare lì ovviamente è il sogno, penso, di qualsiasi persona faccia il mio lavoro. E, per quanto mi riguarda, ovviamente non è stato facile, cioè, ci ho impiegato tantissimi anni. C'è anche chi magari è più fortunato, o magari per una serie di coincidenze magari riesce ad arrivarci prima. Io dico sempre di portare ad arrivarci, poi è un'esperienza pazzesca, è molto diverso da suonare in un club. Però hai tra virgolette, non puoi mettere dei dischi superflui. Disco superfluo significa nel club magari puoi suonare magari un set di 4 ore e puoi portarli un po' dove vuoi, nel senso vuoi suonare un disco particolarissimo, quindi magari giochi con 3-4 dischi prima fino a quando arrivi a mettere quello e ci sta nella coerenza della serata. Un DJ set invece in un grandissimo festival hai 2 ore a disposizione massimo, perché di solito varia tra i 90 e i 120 minuti. E quindi sono 2 ore al massimo? Sono al massimo 2 ore, e quelle 2 ore lì di solito spingi, cioè non usi mai il freno, è tutto in accelerazione, e quindi hai un impatto, una risposta della gente che è micidiale, però diciamo che non freni mai, e ogni tanto è bello anche un po' frenare e poi ripartire, no? Tu sei partito, diciamo, da Belluno. Com'è arrivare dove sei arrivato sapendo di essere partito da un piccolo paesino, diciamo, del Veneto? È una soddisfazione e un orgoglio, sicuramente, perché Belluno ci ho passato più di 30 anni della mia vita, quindi è una parte, e tra l'altro i 30 anni più importanti della mia vita, perché sono quelli che ricordi con maggiore nostalgia, perché sono ovviamente quelli dell'adolescenza, eccetera. In realtà ci ragiono spesso a questa cosa di essere partito da Belluno. È stata un'esperienza stupenda, quel senno di poi, appunto, poi non c'erano tantissime persone con cui rapportarsi e avere informazioni, quindi eravamo in 3-4 persone veramente, tra Belluno, Vittorio Veneto, Pordenone, qualcuno, e quindi ci scambiamo queste informazioni e abbiamo cercato di capire come poter emergere in questo mondo musicale. È stato molto bello, sì, molto bello. Io credo che sia molto più bello aver vissuto un'esperienza così che quella di oggi, che dà tutte le informazioni su internet, puoi arrivare a chiunque con Facebook, con Instagram, con era diverso, però sicuramente, secondo me, molto, molto più affascinante. Tra le persone che eravate, tu sei l'unico che forse ha il nome che ad oggi spicca. Come mai? Bella domanda. Allora, la fortuna gioca sempre ovviamente un ruolo fondamentale in una carriera artistica, c'è poco da fare, anzi credo penso in ogni professione alla fin fine. Però io credo che alla base di tutto io abbia avuto 2 grandissime fortune. Una, il fatto di essere nato con una fortissima passione per la musica. Questa passione poi tutte le persone che mi stavano vicino l'hanno capita. Mi hanno appoggiato, che è una cosa fondamentale, perché se hai i genitori magari che sono più propensi per vai a fare un lavoro serio invece di fare questa cosa qua che non ti darà niente, perché è facile tra l'altro pensare così in un posto come Belluno, perché parliamoci chiaro, essendo appunto una provincia piccolina non è facile credere che uno possa veramente arrivare, tra virgolette, dove sono arrivato io oggi, da un posto così. Nei tuoi primi anni, per comporre i tuoi brani, insomma, per produrli, hai sempre avuto a disposizione studi ben preparati o ogni tanto hai dovuto arrangiarti in qualche modo? Sono 3 fasi della mia carriera. Inizialmente nel 92 più o meno, quando ho cominciato a fare i primi demo, tra virgolette, e facevo i demo a casa appunto con questo famoso Atari STM 1040, però non erano ovviamente a livello professionale, non suonavano a livello professionale, erano solamente delle idee già definite, tutto quanto con l'arrangiamento e tutto, però erano delle semplici idee. All'epoca mi appoggiavo in uno studio di registrazione,
le prime registrazioni io le ho fatte in uno studio di Maniago a Pordenone, e quindi ovviamente con i proprietari dello studio come executive producer, nel senso io portavo lì l'idea, la distribuivamo sulle loro apparecchiature e la registravamo, come fanno un po' tutti praticamente chi non ha uno studio vero e proprio in casa. Poi dopo ovviamente con i primi guadagni, sia come DJ che con la vendita appunto di questi dischi, perché all'epoca si vendevano dischi incredibilmente e quindi si poteva veramente vivere di questo lavoro, e, riscuotendo un discreto successo, ho incominciato a comprare ovviamente le prime apparecchiature da studio e ho incominciato a creare un setup che fosse che rispecchiasse perfettamente la mia visione musicale. L'ho usato per molti anni quando abitavo in Alpago, in quello studio lì ho fatto Zoe, che è un disco del 96 che è stato il mio primo vero disco di successo. Poi un momento molto critico è stato nel 2009, con la mia attuale compagna. Io ho tentato di ricostruire uno studio in un piccolo appartamento a Treviso, perché mi ero spostato a vivere a Treviso, quando poi appunto mi sono spostato in provincia di Treviso. In quel momento io non avevo grandi spazi a disposizione, quindi mi sono trovato a dover cambiare completamente il metodo di lavoro. Io ero abituato a lavorare in analogico con tutti i synth collegati, con un banco mixer analogico, eccetera, e da lì, non avendo più spazio, mi sono dovuto arrangiare con un laptop, due casse monitor, cioè tre cose essenziali di buona qualità, e avevo solamente due o tre macchine lì con me, due o tre synth che addirittura li avevo staccati e li collegavo quando dovevo registrare qualcosa, e cioè veramente un incubo, senza contare appunto che cambia completamente il suono, e lo studio era in cucina. Questa è una cosa che mi chiedono spesso, perché è vero, era in cucina perché era un appartamento da 50 metri quadri, quindi diciamo che lo spazio era quello. L'idea ovviamente era di cambiarlo presto, poi ci sono rimasto addirittura 6-7 anni, quindi non una cosa semplicissima da gestire. Ma la cosa bella è che nel 2014 poi ho fatto quel disco che credo conoscano tutti, che è Rave, che è un disco che ha il record assoluto su YouTube, deve avere 43-44 milioni di visualizzazioni, considerato il disco techno più cliccato di sempre, quindi motivo di orgoglio enorme, fatto in cucina, su un portatile. Questo per dire che non servono grandissime cose, cioè quando c'è un'idea di fondo e hai ovviamente un certo bagaglio di esperienza per riuscire a ricavare il 100% da quelle tre cose che hai, le cose le puoi fare lo stesso. Se volessi dare un consiglio a qualcuno che vuole seguire più o meno la tua strada, cosa potresti dirgli? Ah, io credo due suggerimenti, nel senso fare un'analisi approfondita su quanto fuoco hai dentro, nel senso quanta passione tu hai per questo mondo, il mondo musicale ovviamente. Per il semplice fatto che se non sei fortunatissimo all'inizio, devi ovviamente... è una strada molto molto difficile, prenderai tantissime delusioni come io ho preso. Ti troverai veramente quasi a piangere per delle delusioni che prenderai, perché ci sono in questo lavoro qua, ci sono e ci saranno sempre, e le potrai superare solo esclusivamente se la tua passione è maggiore alla botta che tu prendi di delusione o di infelicità che tu avrai in quel momento. Quindi questo è fondamentale, perché ti assicuro che io, soprattutto agli inizi o quando appunto la gente magari non capiva quello che io facevo, ti viene il brutto pensiero di dire mollo tutto e vado a fare qualcos'altro, che è un bruttissimo pensiero, però prima o poi ti capita di essere in un momento debole della tua vita e di pensarci veramente di lasciar perdere tutto. Se tu hai una grandissima passione, ci pensi quella notte lì, il giorno dopo ti alzi e parti ancora più cattivo di prima, nel senso che dici no, adesso cioè non, veramente non mi ferma più nessuno e ci provo fino alla morte. Quindi quello è fondamentale. E poi, come dicevo prima, secondo me molto molto importante l'obiettività, perché io onestamente poi da label manager, perché io ho aperto una mia etichetta discografica 4 anni fa, e quindi sono passato dalla barricata di quando ero appunto più giovane ovviamente, che mandavo i miei demo alle case discografiche,
adesso invece ad essere dalla parte opposta, quindi ci sono gli altri, i ragazzi giovani che mi mandano dei demo per la mia etichetta. E tante volte io mi rendo conto proprio che manca completamente l'obiettività da parte di questi ragazzi, che è una cosa molto grave, nel senso, se un ragazzino o magari lo incontro a una serata e mi dà una chiavetta in mano USB proponendomi magari delle cose che potrebbero andare bene per la mia etichetta e lui è già convinto che siano giusti per la mia etichetta, non dico che, è chiaro che se lui me li dà è giusto che lui pensi siano giusti per la mia etichetta, però se poi io ascoltandoli sento che sono completamente fuori tema, cioè nel senso che non c'entrano assolutamente niente, dico questo veramente non ha capito niente. Cioè vuol dire che non ha capito, che non ascolta con attenzione e non ha capito dove deve andare a chiedere di essere preso in considerazione. Quindi queste cose qui sono fondamentali, sono molto importanti. Quindi l'obiettività della persona, l'autocritica è fondamentale. Perché se tu punti, tu magari hai 10 idee, punti su quella sbagliata perché tu sei convinto che quella sia la più forte, in realtà invece non lo è, sbagli e è difficile, è molto più difficile perché ti complichi ancora maggiormente le cose in un mondo già molto complicato per riuscire ad emergere. Sam, io ti ringrazio molto per aver fatto queste quattro chiacchiere assieme, è stato molto utile sia per me che per Elena, che ci ha dato qualche consiglio e ci ha fatto conoscere un po' meglio un mondo che al momento per noi è distante, ma magari chi lo sa, prima o poi magari seguendo i tuoi consigli potremo arrivarci. Thank you.